Salve a tutti ragazzi, bentornati da Funny Gamerick, siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot e partiamo subito ragazzi con le ultime due missioni secondarie che erano rimaste e poi continuiamo con la storia. Stiamo sempre aspettando che il torneo di Cell inizi e nel frattempo facciamo queste cose secondarie. Ciao vecchia papa! E tu? Aspetta un momento, sei tu, Goku? Già, sono un po' diverso, ma sono sempre Goku, l'hai capito in fretta? Non è l'unica cosa che ho capito, so perché sei qui. Davvero? Vuoi chiedermi di trovare qualcuno di forte, vero? Forse la veggente Baba sa dove trovare un buon partner per allenarti. Vai a parlare con lei. In mezzo ai mondi. Come lo sai? Sai anche leggere il pensiero? Non mi serve leggerti il pensiero per sapere cosa hai in mente. Davvero? Allora sai dirmi se ci sono guerrieri potenti in giro? Quanti soldi hai? Ecco. Ho capito. Non posso rifiutarti un favore, ma per questa volta è gratis. Incredibile, c'è gente che spende una fortuna per avere un mio oracolo. Vediamo, ecco, ci siamo. Le persone che cerchi sono qui. La posizione degli avversari potenti è stata segnata sulla tua mappa. Ottimo, grazie infinite, vecchia baba. Aspetta, questo avversario non è solo forte, ma probabilmente anche malvagio. Sono sicura che c'è una taglia per la sua cattura. Se vincerai, torna da me. Prenderò i soldi della taglia come pagamento. Allora non è gratis. Io non lavoro mai gratis. Ho capito, allora vado. Sconfiggi il nemico impazzito usando Goku. Ah. Sono tre. I nemici di Freezer. I soldati di Freezer, cosa sono? Oh! Così. Perfetto. Oh sì. Perfetto. No, non levati. Ok. Oh, mi ha preso da dietro quello. Mi ha fatto interrompere l'onda energetica. Mi hai rotto le palle tu. Non l'ho preso. Perfetto. No, ha chiamato un altro. Ok.
Aspetta che ci sono. Prendo la sfera, ragazzi. Qui ragazzi, trovata. Così ce ne mancano due. E mentre facciamo queste missioni secondarie, anche ci sono, completo anche quella principale. Due sfere ci mancano. Vai. Perfetto. E che cavolo. Perfetto. Terminato. Che divertimento. Però non sono ancora del tutto soddisfatto. Per ora sarà meglio tornare dalla vecchia baba. Probabile. Aspetta, vediamo intanto se c'è qualche allenamento da poter fare. Ah, qui c'è un pezzo di storia, ragazzi. Con Jirobei. Gog affronta Tamburello, il demone che gli ha sottratto la sfera del drago e ha ucciso Krillin. Purtroppo la fame gli impedisce di combattere al massimo delle forze e così viene sconfitto. Al suo risveglio inizia a cercare Tamburello. Durante la ricerca trova un grosso pesce arrostito e lo divora senza pensarci due volte. Ed era il pesce di Jirobei, sicuro. Tuttavia il pesce arrostito non sta aspettando Goku. Quel pesce è il pranzo di Jirobei, ecco, un ragazzo dall'aspetto selvaggio che va su tutte le furie quando scopre che Goku ha appena mangiato il suo cibo. E si conoscono così. Vediamo un po'. Sì, posso fare questa però a livello 50. No. Sono a livello 46. Non mi conviene. La faccio dopo. Cioè, ce la potrei anche fare, però è difficile. Ecco Baba. E così ce l'hai fatta. Già, però ho ancora voglia di combattere. Puoi sempre morire e andare nell'altro mondo. Là potrai combattere quanto ti pare e piace. Sì, sarebbe fantastico. Ma il cibo qui è migliore. Inoltre Kiki si arrabbierebbe molto se morissi. Quindi è meglio che resti qui. So che è superfluo dirlo, ma sei veramente strano. Però forse sei anche il salvatore di cui questo mondo ha bisogno. Completato, ragazzi. Abbiamo sbloccato l'emblema di Baba. Sono comunque più giovane della torta tartaruga. Comunque ragazzi, non lo faccio notare nella registrazione, cioè nel video che posto, però
Cioè, letteralmente starnutisco ogni 5-10 minuti. Cioè, mi viene complicato anche registrare, no? Davvero, ragazzi. Ovviamente non lo faccio notare nel video, perché li taglio, però è una cosa assurda. Cioè, sarà la primavera, ma ogni volta è veramente una camurria. Vabbè, andiamo nella mappa del mondo e andiamo nella missione secondaria che è rimasta. Qui, dai. E poi prendiamo quelle due sfere del drago. Mi sembra che c'è, ecco, Ottavio. Otto, sei proprio tu? Ma sì. Ah, e tu chi sei? Oh, scusa, scommetto che non mi hai riconosciuto perché sono un Super Saiyan, vero? Sono un po' diverso, ma sono io, Goku. Da quanto tempo, Goku? Che ci fai qui tutto solo? Ora sto raccogliendo legna per il fuoco, ma di solito spalo la neve. Quest'inverno è molto rigido, quindi uscire di casa è pericoloso, però a me il freddo non fa niente, quindi esco a raccogliere legna. Sei davvero gentile, Otto. Però sono un po' nei guai. Il computer nel mio corpo ha qualche problema. Se venisse riparato, potrei raccogliere più legna. Non è che per caso hai solamente fame? No, non servirebbe. Conosci qualcuno in grado di ripararmi? Vediamo un po'. Otto non si sente bene, ma non è facile riparare un androide. Aiutala a trovare qualcuno in grado di sistemarlo. Amici per sempre. Sì, forse il padre di Bulma può aiutarti. Davvero? Non ne sono sicuro, ma lo chiamerò. Vabbè, ma lo chiederò direttamente a lui. Siamo direttamente lì. Allora, che ne dici? Non ho dati a sufficienza. Forse potrei fare qualcosa se avessi i suoi progetti. Krillin e gli altri avevano recuperato i progetti di C16, C17 e C18 nel laboratorio del Dottor Gelo. Non puoi usare quelli? L'androide C8, vabbè, numero 8, non è stato costruito su una base umana. In pratica è un modello più vecchio di C16. Beh sì. Sono un tipo di androide molto vecchio. Va bene, allora andrò al laboratorio. Magari riesco a trovare qualcosa. Arigato. Oh, grazie Goku. クリリンたちが見つけたっちゅうピロのアジトに行ってみっか。Vai verso montagne settentrionali dalla mappa del mondo. Qui. Vabbè, dov'è? Ho trovato il numero 8. Cerchi documenti sugli android usando Goku. Bene. Se non昔sbaglio è このqui近くvicino. でレッドリボン軍Sì, とsì.戦ったっけ？Voi direte, ragazzi, ma porti anche le missioni secondarie? Sì, ragazzi, sì. Perché di Dragon Ball tutto è importante. なんか嫌だQueste な。sono anche さっさと片付けちまうか。道路が続nell'anime, いてんqueste な。missioni. Forse non tutte, ma la maggior parte. Se non sono tutte. Oh sì. Ma lei che ci fa qui? Sembra che sotto questi detriti ci sia. Ah, niente, non fare caso a me. Sì, e forse è proprio. Sì, ragazzi. Il laboratorio. Deve essere questo. Iniziamo a cercare. Trova materiali di ricerca nella zona attorno. Ok. Qui, ragazzi. Niente da fare, inutilizzabile. Era rotto. Questo è il laboratorio che hanno distrutto i nostri amici. Non credo che si possa usare. Punti di ricerca strappati.
Questo è un disastro, ci vorrebbero mesi per trovare qualcosa, forse dovrei rimandare. Proviamo qui. Qui c'è solo spazzatura. Provetta distrutta. Ho capito, Goku, ma niente possiamo trovare. Forse è qui. Documenti bruciati. Cos'è questo? Allarme, intrusi. Cos'è? Il robot del guardiano del laboratorio. Uccidere, uccidere. Non so chi sei, ma se ce l'hai con me, fatti sotto. Vabbè. Comandante meccanico. Ah, ma lo curano. Vabbè, è morto. Perfetto. Uff, il robot è sistemato. Cos'era quella cosa che ho trovato prima? Sembrano dei vecchi documenti un po' bruciacchiati. Che c'è scritto? Modello 16, creato su Jebo. Che roba è? Vediamo le altre pagine. Ah, ecco. Android numero 8. Non ci capisco niente, ma credo che siano quello che ci serve. Devo farli vedere a Dr. Briefs. Hai ottenuto documenti bruciati. Perfetto. Oh, vedo che hai trovato dei documenti. Con questi puoi riparare 8. Sì, dovrebbero andare. Vieni con me, numero 8. Va bene, a dopo, Goku. Certo. Grazie ai documenti recuperati da Goku, Android numero 8 viene riparato. Oh, stai molto meglio, 8. Sì, mi sento come nuovo. Quel dottor Gelo era davvero un genio. Ha creato un androide complesso come il numero 8 quasi 20 anni fa. Ma il dottore aveva detto che era un fallimento. Mi sembra che tu non abbia alcun difetto. Probabilmente quell'uomo aveva degli obiettivi particolari. Comunque sia, mi sta bene essere un fallimento, perché così ho conosciuto Goku e gli altri amici. Anch'io sono felice di essere tuo amico, Otto. Mi hai salvato la vita nella Muscle Tower, vero? Su, ti porto là. Va bene, grazie. Ci vediamo, Otto. Ciao Sayonara. Goku, a presto. Sayonara. Perfetto, ragazzi. Arigato. Grazie, mi sei stato di grande aiuto. Genki natte yokatta. Perfetto, ragazzi. Adesso andiamo a prendere le sfere del drago. Due ce n'è, una qui e una a West City. Allora, ragazzi, però, ah sì, qua mettiamo il segnale. Perfetto. Tutti questi robot che mi inseguono. Era sul pizzo di una montagna. Cioè, assurdo. 6 stelle. L'ultima mi manca, ragazzi. La numero 1. Prendiamola, dai. Qui.
Vediamo dov'è. Però aspetta, non è sulla città. Qui ragazzi. Lì. Così continuiamo la strada principale. Finalmente. Ce n'erano troppe missioni secondarie. Però ne valsa la pena, ragazzi. Cioè, a me piacciono. Non so a voi, ma a me piacciono. Eccola. Tutte le abbiamo, ragazzi. E con questa sono 7. Dovremmo andare da Dende, giusto? Sì. Goku affida le sfere del drago a Dende. Tanto fukkatsu dekita yō desu ne. Thank you, Dende. Abbiamo sbloccato l'emblema di Dende. Parla con Dende quando sei pronta a combattere. Boku ga chikyū no kami-sama. Shikkari tsutomenai to. Adesso per i miei compiti. Kono soumei sou na ko nara ii kami ni naru darou. Perfetto. Finalmente possiamo proseguire con le missioni principali, ragazzi. Vai. Sei pronto per lo scontro con Sera? Ah, così. Quindi siamo pronti allora con Cell. Beh, ragazzi, siamo prontissimi. Non vedo l'ora, ragazzi. それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき地球は運命の5月26日を迎えた。Quindi già sono passati 9 giorni. Kiki つけるだぞ、悟空さ。死なねえでくれ。お、分かってさ。ご飯ちゃんは戦わねえんだろ? No, no, non combatterà Kiki. 約束してくれ。ご飯ちゃん戦わせねえって。 Non è che combatterà, salverà il mondo. Cioè. Diversa la cosa. Osso! そうか。張り切ってんな。ああ、そうだな。問題を見んの。もうに沈んでんだ。悟空。まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。ああ、そのデシデル。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。 すみません。最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよ、デンデ。俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって。あ、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ。12時過ぎっちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。 Sì, chi già è morto non può essere risuscitato. Infatti poi Goku quando si sacrifica, poi, come sapete, lui parlerà dall'aldilà. Ed è quel pezzo di... Quel pezzo di video che volevo mettere... Goku ha 何か作戦でもあるのか?
Ecco il pezzo di video che volevo mettere quando ho parlato di Akira, ragazzi. Aspetta, ragazzi, vediamo che dicono prima i nostri amici. Sera la pagherà per aver sorbito C18. Poi avranno una figlia, ragazzi. Chiederà al drago di farla tornare umana. Cioè, non di farla tornare umana, di farla diventare umana. Devo fare tutto il possibile. Eh sì, Gohan. Direi che sarai tu a salvare il mondo. A loro non parlano, sono muti. Ok. Andiamo, ragazzi. Non perdiamo altro tempo. Ora c'è Mr. Satan, dov'è? を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身じろぎもせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、Ecco, sono un 格闘技uomo. 世界チャンミピスオン、ターターン、ミえ、スこれ。ターサタンは、おお、ミスターサタンがやってきました。Eccolo, ragazzi. ヒセルとやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだ、あのゴミは。Ecco Vegeta. ベジータめ、やはり性懲りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。Sì, sono tutti trucchi, sono. Sì. È l'ora dello scontro finale. Raggiungi Cell nell'arena del Cell Game. Finalmente ci siamo, ragazzi. Finalmente. Manca di arena. Sassa to katazuke tsuaka. Vedi che sta zo. Yatto kita yō da na, Son Goku. 待っていたぞ。集った最強セルゲー戦ム、士たち、あ、イニッツィオ。セルゲームの幕開け。Non vedevo l'ora di questo momento, ragazzi. お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな。あのトリック。スペクタゴロ、ミセスタダお前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてゴーハン。よかったですね、十六号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。グレーやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい。さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。俺はモリーラ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。Ora fa volare. È andata esattamente così, ragazzi. Di
リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつ、まだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあ、俺からやらせてもらおうかな。ほう。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。Dici, Cell, non è lui l'incontro più interessante. Qui. Son Goku. Kisama to tatakau no o tanoshimi ni shite iru. Uita koe da. Così.Attenzione. Fortissimo, raga. Non l'ho preso. Attenzione. Prendiamo delle vita drink. No, non l'ho preso. ある程度実力が近くなっちゃう。面白くない。オラもそう思う。Oh sì! Vai! Attenzione! Abbiamo sprecato troppe vita drink, ragazzi. Così. やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。先ずとやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先ずをあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろ、トランクス。
貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかし、このままではやられるだろうな、確実に。頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。Ora si arrende e tutti rimangono sbalorditi. もっともっと楽しみたいんだ。めった。Mi arrendo. 高三だ。おめえの強さよーくわかった。ほら、もうやめとく。何？ Tutti scioccati. Spettacolo, ragazzi. 何を考えているんだ、あいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろう。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。貴様、本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ、すべてを任せて降参した。いいだろう。では聞くか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつはセルに勝てるやつはそいつしかいねえ。Spettacolo, ragazzi, ce l'hanno fatto benissimo. È perfetto. Cioè, ragazzi, nulla da dire. Piano piano. Otto-san. Omeno devan da zo. Tocca a te, Gohan. I brividi, ragazzi. No, non da tu. Yarirna, Gohan. Boku ga seru to? Mucha o iu na. Tatakaeru wake nai daro. Aite wa kisama demo kanawa nakatta seru da zo. Gohan wa ora tachi no omotteru ijou ni shinjiranne youna chikara wa motteru. Seishin to toki no heya no shigyou de nemutte ita chikara ga解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか。思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえには手を抜いてるように感じたんだろう。そうなのか、ご飯。はい。あれ、ご飯。平和な世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろう。わかりました。やってみます。え、キキ diceva non fare combattere Gohan. Non voglio che combatte. Sì. 僕がセルと戦う。Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Vai da Cell e compi il tuo destino. Ragazzi, ci siamo, ragazzi. Ome nara yareru. Hai, otto-san. Contiamo su di te, Gohan. Wow, ragazzi. Wow, ragazzi.
孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。Quel ragazzino buono e tranquillo. あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を、そんなバカな。ベジェタ scioccato。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。すぐに殺してやる。僕が相手だ。うわっ、わい、ragazzi、終わりだ。うわっ、è agile, riesco solo a vederlo. Cioè tecnicamente ragazzi è davvero più forte anche nel gameplay. Attenzione! Vai! Che spettacolo, ragazzi! Così. Perfetto. Lui dice non ce la posso fare. Ma ce la fa. È come se ce la fa. こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば。貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなるととんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。え、questo non glielo dovevi dire, Gohan。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。ecco。 ma non così。 così non lo fai arrabbiare Cell。 さあどうした、痛いだろう、怒れ、嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。
待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。ソン、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、せクリリン、オラに先祖クリ。おう。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。io mi ricordo che glielo dasse, eh? Non mi ricordo. お前の仲間たちに相談してみることにするか。何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。Eccoci, 16。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ。Per difendere Gohan, ma. Nasida. Nasi Bakasirai. Gliel'hanno tolto. 16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。ご飯に罰しちゃおら。なんだ あれは。あ、イセリオニオル、さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。Me l'ero dimenticati questi Cell Junior. 気をつけろ。恐ろしく強いぞ、こいつら。もたもたしてと、やべぞ。Intanto potenzio qualcosa di Vegeta.わからない。今度こそまずいぞ。貴様の読みが甘かったようだな。そんぐそ。少しは俺も修行。ただではやられんぞ。Ok ragazzi, direi che possiamo fermarci qui per questo video. Nel prossimo ci sarà lo scontro finale. Un saluto a tutti.